Ciao ragazze, allora nuovo video. Come vi ho promesso qualche vlog fa, vi lascio il video di cui vi parlo qui nell'info box. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i miei prodotti preferiti che sto utilizzando tantissimo, comunque che sto utilizzando maggiormente in questo periodo di gravidanza. Per prima cosa volevo assolutamente ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato qui nei commenti degli ultimi video su YouTube, su Instagram. Sono davvero molto contenta di tutti i vostri auguri, vi sento davvero molto vicine. Volevo fare in questo video quindi un attimo un recap di tutti i prodotti che mi sono utili in questi mesi, perché so che anche molte di voi sono in dolce attesa e quindi magari possiamo confrontarci o possono prendere spunto dalle mie idee o dai miei prodotti preferiti che sto utilizzando appunto in questo periodo. Allora, per prima cosa voglio parlarvi dei miei prodotti preferiti per capelli. Come vedete, ragazze, i miei capelli li ho tagliati e stanno crescendo. Ho deciso di non fare la tinta. So che dopo il terzo mese si può tranquillamente fare. Naturalmente io avrei fatto come sempre una tinta bio senza ammoniaca, quindi prodotto con inci ottimo, però ragazze, è proprio una decisione mia, non fa nulla, mi tengo qualche capelletto bianco che ho qui davanti, magari lo camuffo facendomi spesso, diciamo, i ricci, i boccoli morbidi, eccetera. Però ragazze, ho proprio deciso di non fare la tinta. Tanto comunque ho tantissimo tempo anche dopo per tingerli, eccetera. Per ora diciamo che sto bene così. Massimo, avevo pensato di mettere uno spray sempre bio. Vi lascio la foto qui di questo spray che mi hanno consigliato in farmacia della BioCap, per camuffarli, ma non credo che lo utilizzerò perché comunque diciamo che i miei capelli, avendo capelli bianchi soprattutto qui nella parte superiore e davanti, in un determinato modo riesco a camuffarli e non ho problemi. Per il resto, sono sincera, i miei capelli non hanno subito grandi variazioni, li sento secchi come sempre, sono sempre uguali, li lavo come sempre 2 volte a settimana, quindi tutti i prodotti che utilizzavo prima li sto utilizzando identici anche ora. Il mio shampoo preferito, come sapete, è questo della Sien Nature. Devo dirvi che l'ho messo un attimo in pausa perché mi sto trovando bene con questo shampoo, che praticamente è il Capelvenere del marchio Elan Cosmesi di laboratorio. È praticamente una cremina, quindi ho notato che me li nutre un pochettino di più. Il balsamo che sto utilizzando praticamente da inizio gravidanza è questo di L'Oreal Botanical Fresh. Lo metto solo sulle punte, come sempre mi piace molto, e quando terminerò questo utilizzerò, già l'ho preso di scorta, questo di Omnia all'olio di semi di lino biologica, le mie 2 spazzole preferite di Tangle Teaser, la mia solita piastra GHD che adoro, il mio solito phon Parlux. Ogni tanto per arricciare i capelli utilizzo la GHD o qualche ferro, ma di quelli che non sono proprio buonissimi. Però ragazzi, utilizzando questi attrezzi, veramente una volta a settimana, se tutto va bene, mi trovo molto bene. I capelli, anche la parrucchiera, li ha trovati come sempre. Sicuramente se cresceranno troppo prima del parto li ritaglierò. Secondo argomento di cui voglio parlarvi è il make-up. Ragazze, io per il make-up sto continuando ad utilizzare già tutti i prodotti che alla fine utilizzavo già prima. L'unica cosa che avendo delle occhiaie un po' più pronunciate perché la notte non dormo tantissimo, sicuramente utilizzo un pochettino più di correttore e avendo a tratti qualche brufoletto di cui parleremo subito, metto magari un po' più di correttore sui brufoletti, ma solo diciamo quando vedo che sono un po' più presenti, altrimenti no. Parliamo ora di tutti i miei prodotti preferiti per il viso. Anche per, diciamo, la skincare routine non è cambiato un granché. Però vi segnalo alcuni prodotti con cui mi sto trovando molto molto bene. Strucco come sempre il viso con la mia schiuma, che vi lascio qui la foto della Sien Nature, che vabbè utilizzo da sempre.
qua tutti i giorni, tutte le volte che mi strucco con quella, quindi non è cambiato niente. E ogni tanto utilizzo anche le salviette struccanti, perché se sono un pochettino più stanca e torno magari la sera che sono uscita, non mi va di struccarmi, utilizzo sinceramente le salviette, però ragazze lo facevo anche prima. Riguardo invece i prodotti per il viso, vabbè, il tonico, quello che vi ho fatto vedere, sto continuando con questo di The Origins, sta aiutando, ho notato, a lenire un pochettino i brufoletti che ho soprattutto nella zona delle, diciamo, guance e del collo, ma sono anche un po' gli ormoni. Contorno occhi, allora io da inizio gravidanza non dormo tantissimo, però fa sempre parte del gioco, ragazze, non ci lamentiamo, a me non interessa niente, basta che va tutto bene. Comunque, visto che appunto questa cosa del non dormire benissimo mi ha accentuato molto le occhiaie, che sono anche molto scure. Due prodotti che mi stanno aiutando sono questo di Naturissima, che praticamente è un siero contorno occhi 24 ore, un pochettino appiccicoso, ma mi piace tantissimo perché ho notato che distende le occhiaie. E poi questo qui, ossia il contorno occhi della Sien Nature. Non è un granché, però ragazze, unito a questo, al siero di Naturissima, fanno una coppiata vincente. Poi per il viso invece, naturalmente da quando ho scoperto di essere incinta, io ho sempre utilizzato la protezione solare, perché ho paura di incombere poi appunto nelle macchie solari, e quindi ho ripreso la mia crema solare che utilizzavo lo scorso anno. Non è protezione 50 più, ma è protezione 30. La voglio cercare di smaltire, poi la getterò e prenderò naturalmente una 50 più, soprattutto per il viso. E questa prima la utilizzavo in combo con la crema viso notte anti-age della Sien Nature al latte d'asina, di cui vi lascio la foto qui. Vi parlo di questa crema perché vi avevo detto, ragazzi, è fantastica, è bellissima, è buonissima, mi trovo molto bene. No. Per questo periodo, o comunque per la mia tipologia di pelle, ho notato che mi fa uscire ancora più i brufoletti. Invece, ragazze, da quando ho sostituito questa crema con questo prodotto qui, ossia olio d'oliva, crema viso nutriente illuminante per tutti i tipi di pelle, con aloe vera gel di natura verde bio, che ho sempre preso da Lidl a Natale, ragazze, io mi trovo perfettamente, perché mixo queste due creme. Ragazze, calcolate che questa di Verde Coop è un pastone, ma mixata con questa di natura verde bio fanno una combo fantastica e io mi trovo davvero benissimo. Stavo quasi dimenticando che per il viso, non tanto spesso, prima lo facevo più spesso, adesso ho mollato un pochettino la presa, ogni tanto faccio qualche maschera. Ne ho fatta una di Sephora, con cui mi sono trovata molto bene, qui vi lascio la foto qui, e poi ho utilizzato le maschere, quelle di questa marca qui, che sono praticamente quelle che ho trovato da Lidl. In realtà poi è successo che io avevo comprato queste due maschere e, come vedete, ho fatto solo la gold, questa, quella diciamo black mask, ancora no. È successo che Latte Mask mi ha inviato questo pacco che, ragazzi, è pieno zeppo di maschere viso e di prodotti per il viso. Ora non voglio stare qui a parlarvi di questi prodotti, poi se vi interessa ne parliamo in un video specifico, però tra quelli che mi hanno inviato ho fatto questa maschera qui, che praticamente è una mascherina contorno occhi con cui mi sono trovata benissimo. Poi ho utilizzato questi patch, vediamo un po', sì, questi patch qui, che sono praticamente, vedete, delle palline proprio che si mettono sui brufoletti, e dice che dovrebbe lenire questi brufoletti. Ragazze, sì, un pochettino li lenisce. Questi comunque sono tutti i prodotti con cui mi sto trovando molto bene in questo periodo per il viso. Passiamo al tasto dolente, i miei prodotti preferiti per il corpo. Non sono mai stata una persona, una grande sportiva, purtroppo bevo molto poco, anche se mi sto sforzando moltissimo, mangio fin troppe schifezze, ecco perché anche ho questi brufoletti. Anche prima non ero questa grande modella, comunque sono sempre stata una 44-46. Ora sto cercando di utilizzare prodotti elasticizzanti per il corpo naturalmente, ma soprattutto dopo la doccia. Ho terminato già due
di questi oli della CN Nature. Questo è l'olio corpo Sensitive Almond Intensive Care. Voglio provare ad utilizzare esclusivamente un olio di mandorle dolci per tonificare soprattutto la pancia, i glutei, le gambe e il seno. Di questi appunto ne ho terminati due, uno l'avevo comprato, uno per fortuna me l'ha mandato Lidl, infatti ringrazio assolutamente perché penso che con uno io faccio 15 giorni, 20 giorni. Un altro prodotto con cui mi sono trovata molto bene è questa crema smagliature di Elan. Me l'avevano, mi sembra, regalata al Sana o al Cosmoprof. È un trattamento urto, è una crema fantastica, mi piace tantissimo. Utilizzo ogni tanto creme mani e creme piedi senza problemi. Deodorante, naturalmente, uso sempre questo della CN Nature. Ancora per il corpo ho deciso di non mettere profumi perché ho notato che se sono a contatto con profumi troppo forti, non lo so, mi viene un pochettino di mal di testa e poi mi rovino la giornata. Quindi mi sto trovando bene stranamente con due acque profumate che normalmente odio. L'acqua di Aliquidi di Wycon, che è il dupe di Thierry Mugler Alien. Ed infine questa acqua profumata della Essence della collezione Good Vibe Good Memories, che vi avevo, diciamo, bocciato nel video, che poi vi lascio anche nelle schede. Ragazzi, io la sto utilizzando perché mi profuma quell'oretta e poi ciao, non si sente più e non mi dà alcun fastidio. Volevo parlarvi un attimo della depilazione. Sulle gambe e magari sulle braccia, se voglio così, mi depilo, cerco di continuare a depilarmi con la cera fino a quando ce la faccio. Quindi praticamente mi faccio la ceretta in casa come ho sempre fatto. Zona, anche nella zona inguine se riesco, ma... Mentre sulla pancia no, passo la lametta. Oppure quando sono di fretta, anch'io ragazze sto ricominciando con la lametta perché mi rendo conto che mi è più comoda e naturalmente faccio meno fatica. E diciamo che per questo periodo sarò complessata io, sarò strana, ma preferisco sempre mettere meno e non di più. Cioè, nel senso, magari preferisco mettere un prodotto, due prodotti, soprattutto per il viso e per il corpo, buoni e non esagerare. Riguardo lo smalto, io sono una che sta sempre a cambiare acetone, togliere e mettere. Nell'ultimo mese cerco di evitare il più possibile l'acetone. Ultima cosa che volevo dire prima di concludere questo video, che sicuramente sarà eterno: non utilizzo prodotti con la caffeina. Io in questo video non voglio entrare nello specifico parlandovi di patologie o problemi fisici che ho avuto durante la gravidanza, perché è una cosa più che ogni caso è a sé, quindi non posso stare qui a dirvi prendete queste vitamine perché vi fanno bene, non prendete queste perché non vi fanno bene. Io ragazze vi parlo solo del lato estetico e di come la penso io. Magari tantissime di voi che state guardando questo video faranno la tinta ai capelli, faranno il semipermanente alle unghie senza farvi problemi, tenendo tanto, forse troppo, a questa creatura che porto io in grembo. Preferisco privarmi io di tante cose che magari possono essere pure cose stupide, tipo Marzia, se la tinta è senza ammoniaca, fatela. Però ecco, io preferisco sempre non farla per paura che poi chi porto dentro sta male. Non so se si è capito il discorso. So che magari può non stare né in cielo e né in terra questo ragionamento, però ragazze, io la penso così, ecco. Comunque con questo è tutto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!